Presso il terzo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo, a partire da settembre, prenderà il via il nuovo servizio di broncoscopia, un'apposita sala dotata di colonna broncoscopica di ultimissima generazione per un valore di oltre 50.000 euro, donata dalla Deduttorio Costruzioni S.p.A. di Montore Alvomano. È un investimento importante, certamente. Noi dobbiamo pensare al futuro e per pensare al futuro ci dobbiamo dotare di tutte le attrezzature tecnologiche che sono fondamentali per la ricerca, per la diagnostica e per la terapeutica. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa azienda abbia tutte le dotazioni necessarie per soddisfare le esigenze del paziente. E quello che ci rende orgogliosi è che tutto questo macchinario è arrivato con fondi privati e che ha voluto lasciare un segno nella nostra comunità, un segno importante non solo per la cura dei nostri cittadini ma anche per quelli di fuori, perché questo è uno strumento all'avanguardia che è fondamentale per la ricerca delle neoplasie e di altre malattie polmonari. Ecco. Con questo macchinario si potranno effettuare esami di broncoscopia con biopsie bronchiale e tramite il metodo BAL si potrà effettuare il prelievo di cellule infiammatorie o neoplastica polmonare. Non dobbiamo trascurare la patologia non Covid in questa fase, quindi con un occhio ovviamente all'epidemia che sta risalendo, ma ci sono ancora tanti pazienti che hanno necessità di assistenza diversa e questo nuovo servizio di broncoscopia ci darà sicuramente l'opportunità di poter gestire pazienti che non hanno, anche pazienti che non hanno patologia Covid. La tecnologia è fondamentale attualmente nell'ambito della pneumologia moderna, che ovviamente è diventata una disciplina sempre più tecnologica anche da questo punto di vista, quindi la pneumologia era qualcosa che dovevamo fare dal mio arrivo già un anno fa ormai qui a Teramo, ed eravamo d'accordo col direttore sanitario, loro ci tenevano tanto che la pneumologia si dotasse anche di attrezzature del genere, quindi questa occasione per noi è stata un'occasione devo dire fortunata ed è per noi un'occasione che non possiamo perdere, quindi da settembre penso che ci metteremo al lavoro per poterla sfruttare al meglio.